Buongiorno. Prego, allora anche oggi sei venuto con due belle piante. Con le mie amiche. Piante. Eccoci qui, allora ci dici subito il nome di queste due piante. Allora ho portato... Alla tua destra. Alla mia destra abbiamo lo Spatifilium. Spatifilium. Per gli amici Spatifillo, il nome noto è questo. Portata perché è una pianta che spesso si trova comunemente negli appartamenti, è una delle più vendute. Però, una pianta da interno. Pianta però. Da interno, siamo... ci siamo posizionati all'interno. Oggi sono piante sudamericane, perciò questo ci dà un po' la misura di come dovrebbero calore essere e temperatura tenute. Costante. Calore, temperatura costante e umidità, in realtà, perché nelle case nostre troviamo temperatura costante, calore, ma spesso non si trova l'umidità. Soprattutto negli appartamenti, esatto, nelle città, esatto. il termosifone. Quindi come ci dobbiamo regolare? Allora, diamo consigli generali. Lo Spatifilium è una pianta molto facile da coltivare, bella sia per il fogliame che ha queste foglie lanciolate verde lucido e bella anche per il suo fiore. E Vito, mi devo un attimino Prego. Posizionarla perché voglio spiegare questa cosa, che poi è un consiglio anche per gli acquisti. Sì. Quello che noi erroneamente chiamiamo fiore in realtà è una bratta, una foglia modificata, questo in gergo si chiama spata, da qui Spatifilium per l'appunto, che ha protezione del fiore, che è questa pannocchia interna. Ecco, il giro. Perfetto, ecco, così è più facile per questo è il fiore, inquadrarlo. Lo spadige. E Eccolo questa qua. È una foglia modificata. Cosa accade? Il fiore dello Spatifilium resta nella pianta anche per circa un mese, cioè una fioritura molto prolungata. Però nella sua maturazione questa spada, questa bratta, tenderà a diventare verde chiara. Perciò quando noi approcciamo lo Spatifilium, che l'andiamo ad acquistare, se vediamo che questa bratta non è bianca, deve essere bianca, diciamo, in modo evidente, bianca candida, ma inizia a diventare verde, vuol dire che il fiore sta andando verso l'appassimento, normalissimo ciclo vitale, certo, della pianta. Lo Spatifilium, però in realtà, magari scegliamo il vaso accanto, che se vogliamo, è io per deformazione professionale mi prendo sempre la piantina un po' più maltrattata, perché poi la voglio far star meglio. Però se uno deve fare un regalo, se uno vuole una fioritura più duratura, approcciamo a degli Spatifilium con la bratta bianca. La rimetto a posto. Quindi questa, diciamo, abbiamo detto in appartamento sopporta esposizioni anche infelici di luce. Lo Spatifilium può stare anche in posti poco illuminati, a discapito però della fioritura e di uno sviluppo più vigoroso. Se no, la posizione corretta è posizioni luminose fuori dalle... Quindi vicino alla finestra. Vicino alla finestra, ma non deve essere colpita nelle ore centrali dal sole diretto, se no potrebbe bruciare le foglie. Il problema dell'umidità, perché l'umidità. Noi abbiamo tutti i termosifoni, esatto, accesi dentro. Allora, casa. Come facciamo? Per chi diciamo, ci tiene realmente alle piante, c'è una tecnica per rendere l'ambiente, almeno attorno alla pianta, umido, ovvero posizionare sotto al nostro vaso un piatto, un sottovaso, un contenitore con della ghiaia dentro, riempirlo d'acqua e poi andare a appoggiare il vaso su questa ghiaia, facendo attenzione che il vaso non sia a contatto con l'acqua, però la ghiaia ci serve per sollevarlo da questo strato. Quindi d'acqua. Quindi basta, diciamo, quei sassolini, quelli che si mettono... Anche l'argilla espansa che usiamo per fare il drenaggio. Quindi facciamo un dito di argilla espansa. Esatto, un dito di argilla espansa. Ci poggiamo il vaso sopra. Su un piatto largo. Su un piatto largo. E andiamo a riempirlo... Sottovaso grosso va bene? Sì, va benissimo, un sottovaso grosso. E andiamo a riempirlo con pochi centimetri d'acqua. L'evaporazione costante di quell'acqua farà sì che nell'ambiente circostante del nostro Spatifilium ci sia l'umidità corretta. Ci dobbiamo solo preoccupare di andare a rimpinguare. Quindi l'acqua non questo. Si deve vedere. Non si deve vedere, non deve stare a contatto. L'importante è che non sia a contatto con il vaso. Altrimenti Altrimenti c'è un ristagno idrico deleterio per lo Spatifilium. Infatti, volevo dire, questa è una pianta che ha grosse esigenze idriche, nel senso va annaffiata frequentemente, tanto più che lei ci avverte quando vuole acqua, perché tende ad abbassarsi un pochino, però facciamo attenzione a non affogarla, passami il termine, Vito, perché io faccio, potrebbe, diciamo, soffrire. Uso un sistema, metto dito. Il dito sulla terra, se vedo che il dito rimane umido, bravissimo, vuol dire che bravissimo. Va bene, altrimenti bravissimo. Se non c'è... Se è asciutto, scendiamo un pochino in profondità, tocchiamola, io lo dico sempre, la terra, che è parte integrante della nostra pianta, sì. È come se fosse un organo
perché vitale della pianta, perché in base alle condizioni del terreno. Quindi ce ne accorgiamo proprio da... Al tatto. Perfetto, al tatto. Altrimenti aggiungiamo un pochetto d'acqua. Altrimenti aggiungiamo un po' d'acqua. Lo spadifino vuole un terreno sempre un po' umido, mai lasciarlo asciugare troppo, ma tanto ci avvertirà lui perché piegherà queste foglie chiedendoci acqua. Mi levi una curiosità, sì, certo. Perché ecco, le piante dentro casa, queste sono due piante d'appartamenti, ma tenere le piante dentro casa... Ecco, è nocivo, fa male o fa bene? Perché alcuni dicono, si ossigena casa, altri dicono allora, che sei impazzito. C'è questa leggenda che in realtà è tecnicamente è vero, che le piante emettono durante la notte anidride carbonica. Ma, come dire, Vito, se fosse nocivo realmente, se tu ti trovassi una notte in mezzo a un bosco, tutti non ne usciresti vivo, no? Ecco. In realtà non è così. Le piante dentro casa non nuociono gravemente, assolutamente, anzi ci sono piante, non è questo certo. Il caso, che purificano l'aria. Ne ho portata, credo, la settimana scorsa o due settimane fa, una che assorbiva agenti chimici sprigionati dai detergenti usati per la casa, perciò l'aria non l'importante la guasta, sempre poi aprire le finestre la mattina, ma questo e fa comodo anche a prescindere dalle piante. Esatto. Andiamo a questa seconda pianta, abbiamo detto la calatea, giusto? La calatea, questa sempre stiamo in Sud America, Vito, al contrario dello spadifilium, è molto molto delicata, ha un apprezzatissima per il suo straordinario, la sua straordinaria bellezza del fogliame. Mm-hmm. E andiamolo a vedere magari nel dettaglio. Ha la pagina superiore, queste sono due specie diverse ma ce ne sono tantissime, io ho scelto queste per farvele vedere oggi. Ha la pagina superiore della foglia con dei disegni in alcuni casi di vari colori, ma è la sua particolarità che ha anche la pagina inferiore, come si può vedere, di questo viola. E ha altre specie hanno varie sfumature di rosso. È bellissima proprio in tutta la sua struttura della foglia. Sì. Domandone, io compro dal vivaio una pianta, qui tu ce l'hai portata con dei vasi di plastica, così come le compriamo dal vivaio. Sia lo spadifilium che le calatee. Che faccio? Le rinvaso subito o le lascio così? Allora, no. Possiamo permettercele un pochino dentro il vaso di plastica, insomma di coltivazione. Perché so che questo è il periodo adatto per rinvasare. Per rinvasarle. Le teniamo nel nostro vaso, nel vaso dove quello l'abbiamo acquistata, esatto. Okay. Sono piante, sia lo spadifilium che la calatea, rizomatose, mi spiego. Hanno una radice che tenderà a emettere le foglie. Tant'è vero che non hanno fusto queste piante. Sì. La foglia parte direttamente dal terreno. Quando il nostro vaso sarà pieno di foglie, anche diciamo nella circonferenza esterna, proprio colmo, vuol dire che è tempo di rinvasarle. In fase di rinvaso preoccupiamoci di creare una composta di terriccio leggermente acida. Come facciamo? Prendiamo un sacchetto di terriccio per piante acidofile, un sacchetto di terriccio enorme. A caratteri cubitali per piante acidofile, un terriccio universale. In parte uguale lo mischiamo e ho una composta di un pH giusto per queste due piante. Lo spadifilium ci fa meno caso a questa sottigliezza, la calatea è importante. Sì, diciamo, chi sceglie di tenere a casa una di queste bellissime piante sa che qui l'impegno deve essere un po' più costante, ecco, perché sono meglio, esigenti. Ci spieghi meglio perché esigenze? Innanzitutto l'esposizione. Allora, l'esposizione deve essere corretta. Lo spadifilium sopporta, come ho detto, posizioni meno felici. Lei vuole la giusta ombra e per giusta ombra intendo che deve essere sottoposta a luce costante durante il giorno, ma mai sole diretto. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra i 18 e i 25 gradi, non dobbiamo mai oscillare da questo range di temperatura ed è molto delicata, soggetta a correnti d'aria. Perciò se la teniamo in prossimità di porte, di finestre che usualmente apriamo, facciamo attenzione perché le correnti d'aria potrebbero danneggiare questa pianta. Molto soggetta ai ristagni idrici anche qui, perciò in fase di rinvaso, Vito, lo dico sempre, creiamo sempre un substrato drenante sotto a ogni nostro vaso e questo ci permetterà di non creare questo ristagno che poi andrà a danneggiare le nostre foglie.
Un'altra domanda, queste foglie come vanno pulite? Perché io le vedo qui perfettamente pulite. Bravissima, hai fatto una domanda. Allora, come tutti gli oggetti dentro un appartamento sono soggette alla polvere, le piante. Vanno, tra virgolette, spolverate. Ci muniamo di un panno umido, leggermente umidificato. Per i puristi, se lo facciamo con l'acqua distillata, è ancora meglio. Perché se bagniamo, non lascia residui sia di calcare che di cloro contenuto nelle nostre tubature, certo, domestiche, e una volta al mese andiamo a accarezzare proprio la pianta sia sulla... Quindi non c'è bisogno, alcuni dicono bisogna farlo con il latte, altri con i prodotti, detergenti che si comprano nei vari, anzi, acqua distillata. Per la calatea assolutamente vietato usare lucidanti fogliari, vendono dei prodotti tipo spray che lucidano le foglie, la calatea proprio non sopporta. Ma in generale, ecco, funzionano questi lucidanti fogliari? A livello estetico, cioè lucidano tantissimo la foglia. E gli facciamo un danno o... Io tendo a non consigliare di usarli. Spolveriamole le foglie che la natura quindi queste le foglie ha già dotate noi vediamo di lucidità. Qui bellissime. Sembrano finte, guarda, questa è no, vellutata. Questa tu l'hai fatto, l'hai pulita semplicemente con l'acqua distillata, un panno leggermente umido, umido, proprio accarezzandola, e è pure un modo per entrare a contatto con le nostre piante, no? Perché poi le guardiamo se va tutto bene, se no, se le usiamo semplicemente come soprammobile ci sfugge anche poi magari il problema che altre due domande velocissime, perché io per fare queste foglie così belle verdi immagino che uno dice vabbè, ci metto valanghe di fertilizzanti, si vendono quelli già liquidi, li dobbiamo allora, inondare di fertilizzanti? No, nel senso, hanno bisogno di concimazioni costanti, ma se partiamo da un terreno, quando andiamo a rinvasarlo, già concimato con sostanza organica, e solitamente nei terreni buoni facciamo acquistati, finta che l'ho comprata ieri al vivaio, mi munisco dei due terreni che ti ho detto, Acidofile, sì, e Universale. Se è di buona qualità, già sono concimati, hanno una porzione organica, basta quello, e da primavera a estate, sia per lo spatifilium che per la calatea, somministriamo concime liquido. Per lo spatifilium, concime liquido per piante fiorite, che aiuterà, certo, a sviluppare la fioritura. Per la calatea, dove la bellezza è la foglia, nonché fiorirebbe pure, ma dentro casa, nei nostri appartamenti, non ce la fa fiorire, fa anche una spiga graziosa la calatea, ma difficilmente, un concime per piante verdi, e favorirà l'azoto, l'emissione di nuove foglie, e la loro bellezza la vediamo ci viene qui portata in studio. L'ultimissima foglie. Domanda, se io vedo una foglia, ecco per esempio questa qua, sì, non si vede da casa immagino, ma è un pochetto appassita, allora, questa che è, faccio, allora, le taglio? La facciamo vedere, allora, via, la giriamo a favore, esatto, questa curva foglia. Se tu vedi lo stelo è turgido, sì, ok? Perciò l'ha scelto la pianta di farlo. Perfetto. Non è una foglia in sofferenza. Quindi già avrei tagliato una, esatto, cosa che non... No, questa, però è, se lo vediamo, ecco, magari appassita la se foglia, se cominciamo a vedere foglie appassite, eliminiamole, tagliandole fino, scorriamo sul picciolo, le eliminiamo perché potrebbero essere portatrice di malattie. Se c'è un parassita là sopra, io la lascio, gli faccio fare il ciclo a tutto il parassita. Perciò le foglie, una volta malate, secche, via subito. E ultima cosa, prego, Vito, prego. Nello spatifilium, finita la fioritura, cioè quando il fiore andrà ad appassire, tagliamo anche il fiore, perché così, come dire, sollecitiamo la pianta ad emettere nuove ma non era una galla quella l'ultima? No, assolutamente. Mi stava venendo il dubbio perché lo vedo, no, bianco. No, la galla è un'altra pianta, è da esterno, è asiatica, qui siamo in Sud America, tutt'altro. Allora, non andiamo in Sud America, ma andiamo in Liguria e andiamo a Sanremo, nella patria delle piante, nella patria dei fiori, andiamo a Sanremo dove c'è il nostro Fabio Bozzetta, pensa Amedeo, che dovrebbe